Un'altra sfidante sembra essere passata un'eternità. Forse hai dimenticato le regole del gioco. Lascia che ti rinfreschi la memoria. Gioca la carta scoiattolo. Devo farlo per forza? Va bene, giochiamola. Una specie di tributo di sangue, ok. Il numero in basso a sinistra, la sua potenza è l'attacco 1, ok. E 3, suppongo sia la vita. Vinci se riesci a far pendere la bilancia completamente dalla mia parte. Tocca di nuovo a te. Puoi pescare il tuo mazzo oppure puoi pescare uno scoiattolo. Che lo scoiattolo quindi è sacrificio di sangue? Dato che stai imparando salterò il mio turno. Allora io ci metto uno scoiattolo qua. E poi mi scendo un lupo sacrificando uno e due. Vai. E mo... chissà se me la fa giocare. No, perché quella valeva come carta. Hai vinto questa partita, ma non saranno tutte così semplici. Sì, questa è stata semplice in modo disarmante perché lui ha saltato. Ti sei persa nel cuore della foresta. Davanti a te è comparso un unico sentiero. Vipera e gatto. Vite multiple. Una volta sacrificato, una carta che possiede questo sigillo non muore. Hai trovato una scoiattola in una bottiglia da rompere in caso di emergenza. Ok. E prendine un altro. Un altro strumento utile, ti permetterò di usarlo per spostare il peso sulla bilancia. Hai subito un'imboscata mentre attraversavi un terreno accidentato. Non mi hai sacrificato? Arma lì. No. Vediamo. Ah. Ci ha staccato un dente che noi abbiamo usato come pesetto per far pendere la bilancia verso di lui? Ah, ma è il mio gioco questo qua. Ah, c'è pure del gore, oltre che della lore. Il pipistrello volante si libra oltre le creature per sferrare un attacco diretto. Ah, volare, praticamente, ok. Figlio di cazzo. Facciamo scendere un altro lupo, così si scontra con l'altro lupo. Chissà se sto facendo bene. Direi di sì. Prendiamo una carta adesso. Ok. Hai vinto e ti sei rimessa in cammino, lasciandoti alle spalle il terreno insanguinato. Ok. Oh, ragazzi. Ok, e l'altro? Passero. Ha una a volante, va bene. Poco costosa, debole, sembra PG8. Sei stata costretta a scegliere un degno sacrificio, un sacrificio che andrà perduto per sempre. Ah, ok, uno spettacolo raccapricciante, ma ora l'anima di vipera vive in lupo. Beh, ottimo. In realtà ottimo. Ho buttato una carta, però ho trasferito le sue funzioni a quella. Beh, buono. Ammirate il mio totem. Incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Quindi tutte le carte praticamente dei canidi, per cui lupi, lupacchiotti, e finora conosciamo questi. Però il lupo mi ha 3-2 morte, quindi mi sa che non posso... La bestia è stata sacrificata ma non è stata rimossa dal tuo mazzo. La sua sofferenza è stata reale ma non sarà l'ultima volta. Ok, andiamolo qua. Mi sa che sto perdendo. Hai perso, ok. L'unico modo per stemperare la mia delusione è trarre insegnamenti da questa esperienza. Alzati. Alzati dal tavolo. Chissà se avrei perso comunque. Prendi il candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Ora rimettiti a sede. Ok? Lascia che ti spieghi una cosa. Eh? Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro dovrò sacrificarti. Ci vado di vipera. È completamente folle, lo vedi? Giusto? Non ha riguardo per le regole. Patetico, seriamente. Mi tiene con sé solo per vedermi soffrire.
Sì. Grande abete, lui ha un grizzly 4-6. Mannaggia la miseria, però. E così sì che sono fottuto. Perché ho provato a sperare che mi capitasse una carta bonus? Quando magari in questo gioco non esistono le carte bonus. Questa mi sa che è persa, sì. Sì, questa mi sa che è persa. Per forza. Ma non c'è una sorta di game over, try again? È tempo di morire. Non sei ancora morta, questo non è il purgatorio, anche se potresti pensarlo. Prima che esali l'ultimo respiro, devo chiederti un favore. Vorrei un ricordo. La tua carta della morte personale. Al momento è piuttosto basilare, non trovi? Ci impegneremo per cambiarla. Ingegneremo. Voglio che sia un ricordo perfetto di te. Ecco qualche carta del tuo mazzo mediocre. Ecco, diciamolo che avevo un mazzo mediocre, mannaggia. Possiamo farne buon uso. Scegli una carta da cui ottenere il costo. Non posso fare altrimenti, no? Non resta che un'ultima questione. Il ritratto. Un altro sfidante. Forse è giunta l'ora. Qualche gettone di ossa per le notti piovose. Scegline uno. Un oggetto potente, se la giri salterò il mio prossimo turno. Ok. Essendo già sovraccarico con i tre oggetti, sei andato avanti. C'è una via d'uscita per entrambi. È da qualche parte in questa schifosa casetta. Silenzio, ti ridurrò a pezzi. Va bene. Va bene, va bene. E anche volendo? Non ti posso spostare più. Sì, davvero. E vieni qua pure tu. Ah, lo potevo spostare. Ho sbagliato. Ma come? La roccia attacca? Dai, dai, ossa, ossa. Rana d'oro. Questo che ha? Leader, le creature che si trovano vicino a una carta che possiede questo sigillo ottengono uno di potenza. Ok? 273, cassaforte, 273. È la combinazione per la cassaforte questa, è chiaro. Ciao. Non sapevo con certezza se sarei mai fuggito. Da quella cripta di ferro c'è l'ermellino nei dintorni? Il lupo rachitico? Questa follia deve finire. Oh, mi sta facendo fare. Ah, vabbè, bastava allinearli. Pensavo ci fosse una combinazione un po' più convincente. Mi ero dimenticato di averla messa lì. Bene, puoi aggiungerla al tuo mazzo. Ogni tanto te ne darò una. Ok. Le formiche sono creature formidabili. Molto bene, le aggiungerò al tuo mazzo. Le renderò disponibili per i futuri sfidanti. Era così. Va bene. Se non si incontra lei, questa scultura di legno non ha significato. Lei... Ah, non sono così. Intoccabile alveare, quando viene attaccato peschi un'ape. Dai. Beh, è vero che è bello, dai. È vero, sì. Di qualità, di qualità. Ottimo il
l'atmosfera, il gioco di carte comunque è fatto bene, quella vena tragicomica che non guasta in titoli del genere, perché è una sorta di comunque ambientazione horror, ma con degli elementi roguelite che lo rendono speciale. Buon lavoro veramente, però vedremo più in là. Buonanotte ragazzi, grazie per essere stati con me, grazie, ciao.